Poi, essendo un docente, ho avuto studenti che hanno fatto la tesi da noi, quindi questi studenti hanno aperto un gruppo intitolato a me, quelli della Riccardi, e quindi, come vedete, chiamo a raccolta tutti i miei studenti, se ci siete battete un clic, e quindi ho avuto donazioni anche da loro. Nell'ambito dei social, io sono dell'Oltrepovengo, da Santa Maria della Versa, quindi lì c'è un Lions Club di Montu Beccaria, magari qualcuno lo conosce. La presidente del Lions Club mi ha detto: vieni una sera da noi, ci racconti. Mi ha dato un assegno di 1.000 euro ed è lì che ho conosciuto il futuro presidente del Lions Club, con cui ho stabilito il famoso contratto di 50.000 euro, come potete vedere qua. Per cui andiamo a 90.000 in 3 mesi. Adesso, allora, questi sono i miei nonni materni. Io, siccome su Facebook ci sono le mie cugine, i figli delle mie cugine, ho fondato un gruppo, la stirpe degli Stütz, perché allora mio nonno si chiamava Zambianchi Sante, come potete vedere con la nonna Carolina. E non so perché lo chiamavano Stütz, e anche i discendenti erano quelli degli Stütz. Io pure sono, se vado al suo paese, sono una discendente, faccio parte della stirpe. E chiaramente i miei parenti hanno, con un click, con un post, ho chiesto donazioni, e vuoi che mi neghino una donazione i cugini, i nipoti e così via. Però permettetemi un ricordo personale di mio nonno. Mi diceva mamma che durante la seconda guerra mondiale, loro sono piacentini, arrivano a casa loro i soldati tedeschi armati fino ai denti. Mio nonno aveva 5 figlie, tra cui mia mamma, ragazze giovani, belle ragazze. Questi soldati fanno un po' i marchioni, le ragazze abbozzano perché hanno il terrore che facciano razzia nel pollaio e nelle stalle, perché andavano a recuperare, e mio nonno, che era un boscaiolo, arriva in casa con l'accetta a difendere l'onore delle sue figlie. Fu messo immediatamente al muro da questi tedeschi e salvato dalle 5 figlie che dissero: no, poverino, no, poverino. Ecco, ma tutti siamo, io stessa, molto orgogliosa, perché, come ho scritto qui, ritrovare la determinazione, la forza della stirpe, degli Stütz, la stirpe di mamma, mai paura, lui non aveva paura di niente. E aiuta. Ma ritorniamo al crowdfunding. Al crowdfunding ho detto: va bene, vengo da Santa Maria della Versa, vuoi che al paese non mi diano un po' di soldi? E qui ringrazio questa coppia, che è Lalo e Bruna Contini. Avevano una merceria chiusa l'anno scorso, sono, non posso, so come dire, un nodo ferroviario, dove tutti passano da loro, nella loro merceria, e quindi hanno messo un salvadanaio sul bancone della merceria. In 3 mesi mi hanno raccolto 3.000 euro. Non volevano essere ringraziati, non sanno che li cito qua perché altrimenti non sarebbero contenti. Ma al paesello c'era anche la cantina La Versa. La cantina La Versa a quei tempi era a rischio fallimento, infatti l'anno dopo è fallita. E io però scrivo al presidente della Versa, dicendogli questa cosa. A volte sia un po' da romanzo d'appendice, cioè gli scrivo questa cosa un po' da, non so, sai, queste cose, da libro cuore, esatto, non mi veniva il termine. Dico: guardi, caro presidente, io sono figlia di un... mio papà era un piccolo socio della cantina La Versa, e mio papà mi diceva sempre: tu devi studiare, ti devi laureare, perché io vado all'assemblea della cantina, mi rendo conto che dicono delle cose che non condivido, ma non parlo perché non so bene l'italiano. Quindi tu devi imparare bene l'italiano, devi imparare, devi laurearti, e poi così vai, parli davanti a tutti, puoi esprimere le tue idee senza nessun problema. Credo sia contento adesso. E quindi scrivo questa lettera e gli dico, e concludo dicendo: quindi, se io mi sono laureato e sono diventata professore universitario, è anche merito della cantina. Mi dà 1.000 euro. 1.000 euro, dopo che la cantina ha fallito, però io mi sono portata a casa 1.000 euro.